Oggi siamo qui per il congresso provinciale del trasporto aereo di Roma. Per noi è una giornata importantissima, i momenti del congresso sono sempre momenti di grande democrazia e confronto. I temi centrali di questo congresso è come rilanciare il trasporto aereo, come rilanciare le retribuzioni nell'ambito del trasporto aereo, che oggi nel nostro settore il tema salario è diventato uno dei temi centrali e più importanti. In questo congresso dovremmo elaborare le tesi che nei prossimi 4 anni ci accompagneranno nel confronto con le imprese e le istituzioni. Quindi confidiamo molto nella direzione del segretario regionale Emanuele Brosco, al quale affideremo per i prossimi 4 anni gli obiettivi sfidanti dal punto di vista della difesa dei lavoratori. Oggi abbiamo qui il congresso della Giunta Provinciale di Roma. Questa è l'occasione per dire tante cose. Io volevo esprimere il mio parere sul fatto della decarbonizzazione, cosa oggi tanto della quale si parla tanto. La decarbonizzazione all'interno dell'aeroporto va bene, ma non pensiamo a quello che succede fuori. Non è più come 30 anni fa che c'erano i lavoratori che in qualche modo avevano un servizio di mezzi, diciamo, privati, ma che svolgevano un servizio pubblico per i lavoratori aeroportuali e che coprivano tutta la città di Roma e le città limitrofi, compresa Fiumicino. Quindi oggi abbiamo circa 40.000 lavoratori che vengono a lavorare con la propria macchina, intasando quindi le strade del nostro comune, del comune di Roma e anche di altri, del grande raccordo anulare, e nessuno pensa ad una decarbonizzazione in questo senso. Oggi non esiste più tutto questo, sarebbe il caso ed è ora di ridare ai lavoratori lo strumento del pullman. Altra cosa alla quale secondo noi c'è da prestare molta attenzione è il rinnovo contrattuale. Il rinnovo contrattuale in essere deve far sì che queste differenze che si sono create tra lavoratori di un'azienda piuttosto che di un'altra vengano comunque in qualche modo annullate, eliminate. Perché non esistono lavoratori che prendono buoni pasto da 8 euro e lavoratori che prendono buoni pasto da 4 euro, o per esempio parlo del buono pasto, o lavoratori che non lo prendono proprio. Questa differenza che crea lavoratori di serie A e di serie B, noi abbiamo il dovere di eliminarla, di far sì che non esista più. Quindi auspichiamo un buon rinnovo contrattuale con il contributo delle aziende che è fondamentale, ma anche e soprattutto della politica, oltre che del territorio, anche regionale e nazionale.